raise your fist. Ciao Vez, benvenuti in un altro episodio di FTB. Oggi continueremo il nostro impiantone, il mio impiantone. Non l'ho visto da nessuna parte, vi ricordo. Questo qua è stato creato da me. Anche Red Power non l'ha mai usato nessuno, credo. Beh, almeno fino adesso non l'hanno mai usato nessuno. Il nostro figo ancora più veloce, sì, gira, gira, gira. Qua vi dice quanto sta andando. Ancora è poco, però quando arriverà tipo sul rosso andrà velocissimo. Una figata però che gira così. Beh, le batterie ormai quasi sono cariche, quindi sono quasi cariche, quindi non avete problemi. Oggi facciamo molto velocemente, perché sennò vi occupo un'ora come l'altro episodio, un paio di oggettini. E taglierò le parti dei crafting che abbiamo già fatto, tipo quella della sorting machine, ormai lo sapete fare. Quindi oggi dobbiamo fare la farm e il combine. Farm, questa qui. Con l'uovo giusto, era giusto sta farm qua, però non ho capito come funzionino. Farmer. Vabbè. Quindi bronze electrolus. Mi fa più vedere il crafting. Vedendo sappiamo come si fa. Basta un po' di bronzo e la pillola va giù. Scala cazzata. Mi serve bronzo. Ho preso uno stacco, vabbè. Vabbè. Che poco copper. Ora ne vendi più. Mi serve di più di questi. Altri 10. Altri 4. Altro 1. Perfetto. Qua. Qua, qua e qua. Il nostro bronzo. Ma non ne abbiamo molto di più. Boh, forse abbiamo finito. Nostro bronzo. Bronzo. Oh, che figata. Sembrano tutti bianchi, tutti oggetti bianchi. Qua tutti oggetti colorati. Qua tutti oggetti boh. Qui non c'è un cazzo. Quindi ci facciamo le nostre due study machine, poi se ne spiegheranno due. E poi andiamo come sempre nella nostra farmer. No, come si chiama? Fermenter, no, carpenter. E ci facciamo, ah no, sul thermionic, scusate. E qua col destro mi serve del vetro, che ho scoperto che si può fare anche con i pannelli, quindi non sprechiamo tanto vetro. E sta prima anche a mangiarli, secondo me. Mangiarli. Quindi andiamo qui, ci facciamo i nostri panel. Se ce ne fa di più. Forse usano di meno, però vabbè, meglio. Ci facciamo qua. Vedete che fa meno liquido. Ce ne facciamo 4. Poi per il combine, visto che abbiamo ancora liquido. Combine. Ci servono quelli di O, di ferro, quindi andiamo a prendere il ferro. No, basta. Andiamo a prendere il nostro bellissimo ferro maledetto. Eccolo qua. E abbiamo i nostri 4 cosi. La redstone può stare anche qua. Study machine, ci serve del vetro. E che cos'altro? Basta vetro, study machine. Ah, ecco, ci serve il most basic circuit là. Che mi serve del tin per quello, quindi prendiamo del tin, me ne serve 2. Perfetto, un po' di redstone non mi serve, no, non mi serve perché fa 16-12. Che botto di culo. Col sinistro, vi ricordo, ah, ce l'avevo già, ok. Dai, che sei lento. No, ho sbagliato. Scusa.
Scusa cazzo, anche te, scusa. Ma sta finendo l'acqua, ma tanto. Sì, si possono unire! Finalmente! Ho dovuto aspettamento perché si unissero? Maledetto. Quindi se lo lasciavamo là andare continuava a farli. Combine and farm. Le nostre due nuove macchinari della forestry. Forestry. Qui dentro mettiamo il resto. No, ne avevo già uno. Vabbè. Via questo. Questi qua li mettiamo qua, così per il Thermionic. Qua la nostra Arboretum va, che è una meraviglia, vi dico solo questo. La nostra farm, non so, perché ho paura a metterla tanto vicino. Visto che ha anche un ampio raggio. La mettiamo alla... Non mi ricordo quanto fa. Quindi qua fa... Qua l'Arboretum fa... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi noi facciamo tipo uno spazio, facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qua mettiamo questo, sperando che non ci mangia qualcosa, perché ho paura. Io ho paura. Ci serve terra e semi. Questo qua è molto più semplice dell'arboretum, vi dico subito. Ci mettiamo il combine in parte. E ci servirebbero anche i conduit, ma li faccio io off camera. Quindi andiamo a prendere il nostro conduit. Noi dobbiamo farlo arrivare di là. Dobbiamo farlo arrivare al nostro carbone. Carbone, prendetelo sempre. Anche il ferro, però io ne ho una quantità infinita, quindi... Quantità infinite. Non durerà niente, però almeno ce l'abbiamo. Devo raggiungere... E questo? Il nostro... raggiunto. Quindi sempre energia da dietro. Qui. Però mi servono molti conduit. Quindi faccio tutto e arrivo. Quindi ho fatto un paio di oggettini, oggettini, oggettini. Oh, porta. Oggettini, oggettini. Allora, come si mette? Semplicissimo. È un po' uguale a questo, tranquilli, però meno sorting. Quindi togliamo questo, ci mettiamo la nostra sorting. Non useremo l'energia di quello, mi sa, eh. Oh sì, boh. Quello là lo otterremo più avanti, visto che, guardate, la batteria tiene all'interno la sua energia. Perde proprio un tocco, un piccolo pezzo, non si sa perché, però lo perde, però niente di particolare. Quindi qua dentro cosa ci va? Ci va, allora, solito input, mettiamo arancione e rosso. Sono i due colori principali. Allora, noi vogliamo che tutto il rimanente vada nel nulla. Nella chest interna. No. Sì, che cazzo sto dicendo? Tutto vada nella chest. Nella ender chest. Quindi ci serve una ender chest. Ce l'avevo una volta una ender chest. Esatto. Tutto il resto ritorni su, quindi ci servono un po' di pneumatic tube. Vediamo uno stack, tanto ce ne resteranno tipo tre quarti. Vabbè. Andiamo fuori, 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 fuori. Quindi solito, perché tanto l'impianto è molto simile all'altro. Ci mettiamo una cover qui, una cover qui, non qui, ma qui. Ci mettiamo, togliamo quello, ci mettiamo i tubi,
vanno su tranquillamente qua. E qua gli diciamo che sul rosso dobbiamo andare a prendere i colori e qualche pezzo di ferro, che sul rosso va. Allora, i colori dove sono? Qua, rosso e arancione. E pezzi di ferro ne ho uno, perfetto, basta. Quindi andiamo qui e gli diciamo che il che il rosso vada di qua. No, pirra, non devo farlo per di qua. Oh cazzo, c'è il buco. E l'arancione vada di qui. Perfetto. E vada alla nostra Ender Chest, che è quello della sorting, della, sì, della sorting, sì, dello smistamento chest. Poi diciamo anche che un tubo vada, che quando è pieno da una parte vada tutto per di qua, quindi ci togliamo, e qua deve andare arancione, qua gli mettiamo una cover. Perfetto, e qui ci mettiamo il restrittivo, il tubo. Perfetto. Qui gli diciamo che vogliamo i semi, vabbè. Qui ci prendiamo una magnifica di queste. La piazziamo qua. Ah, ecco cosa devo fare qua. Qua ci sono i nostri cavi. Ci mettiamo sopra la batteria. Qua si riempie intanto tranquillamente. I filtri ci serviranno più avanti, però li ho fatti intanto per essere pronto all'evenienza. Perfetto. E ho la batteria, mi servirebbe qualche pannello solare magari, però vabbè, per ora non ne abbiamo tantissimi, no? Magari ne facciamo. Allora, ce ne servono 8, 6, diciamo 16, così siamo a posto. Ecco qua. 16 però mi serve 64, 40, quindi 14, no, 24 in più. Così ci facciamo due pannellini, non servono tanto pannelli, visto che la batteria è già piena e poi le sorti non consumano così tanto da dover fare tantissime cose. Qui possiamo anche chiudere. Qui mettiamo una cover, così non abbiamo problemi. Visto che le cover sono blocchi trasparenti, le chest si aprono tranquillamente. E qui farò arrivare l'energia con calma, perché mi serve più conduit, visto che non ho abbastanza. Devo farne un po', devo andare nel Nether e con calma farlo. Qui è a posto, è a posto, l'ender chest è a posto. Questo qua mi mancano i due pannelli. Tranquillamente. No, mi mancano i due dischi. Eccoli qua. Andiamo a prendere i nostri due. Tac. Ta-da! Eccolo qua. Perfetto. Andiamo giù. No, porta del cavolo. Cazzo, credo che fosse tipo un mob, invece è una mucca di merda.
Beh, è un mod, perché... qua ce l'ha mai finita ormai. Ne ho messi 48 qui dentro perché? Perché se ne metto più di 64 li sputa e stupi stupi. E 48 perché ne avevo solo dando 48. Vabbè, ma mettetene sempre meno di uno stack, perché sennò lo si riempie qualcosa. Si riempie e poi li sputa e perdete il kicken a manico. Quindi dobbiamo farci altri cam magari, perché perché di là devo farmi le nostre, cioè il magmatic crucible e l'altro pieno, quindi ci facciamo altre can. 60 sono più che sufficienti, credo. Quindi vado nel Nether, faccio i tubi e arrivo. Volete vedere di nuovo come si fanno i tubi? Sempre col nostro vetro, che ne avevamo ancora l'altra volta, vi ricordo. 40 tubi, 48 tubi. Va bene. Andiamo nel Nether. Nel fatidico Nether. Oh, che cazzo era? Ok, qua ho lasciato fare. Ah, che cazzo, non carica. Un po' di lì, che poco. Ah, perché sta ancora facendo. Perché ha poca energia uno solo di quelli. Ok. Riempiamo i tubi. Tanto è abbastanza veloce, però prende un macello di energia. Tanto qua piano piano ricaricherà tutti i tubi. Già 22 ci bastano, vi dico solo questo. Quindi prima di tornare a casa chiudo un attimo la registrazione, se no lagga. Ok, siamo tornati a casa. Qui come vedete ho già 10 tubi, quindi ne abbiamo 3 da 2, quindi non dovremmo avere problemi per l'energia. Spero. Uniamo i tubi, questi qua, con quelli là. Magari vedi che arriviamo là e arriva alla farm, ma non al combine. Ma non è vero. Come? No. Aspettate. Devo andare a prendere la terra e i semi, anch'io pirla. Dove sono i semi? Qua. 4 e la terra, me ne serve 4 stack. Perfetto, qua è rimasto qualcosa? Sì, vabbè. Ah, avete già visto che ho già cominciato a tagliare cose. Che io non riesco a prendere, non si sa perché. Ah, perché sono pieno. Cazzo, mi è venuto un colpo perché è 2 giorni che lagga e non capisco perché non riesco a prendere le cose, ma ora ho capito perché. Come vedete dovrebbe aver già posizionato il primo blocco. Eccolo qua. È abbastanza veloce. Unico problema è che è stupido. Dico solo che è stupido. Perché vedete, lui mette prima la terra cosa e poi l'acqua. Che non si sa dove, però va. Vedete qua, adesso ho trovato l'acqua, però questi qua, vabbè, all'inizio li fa così, però ci vuole un po' prima che li sistemi questi qua. Quindi vabbè, per fortuna non mi intacca il nostro bellissimo arboretum e ho calcolato anche giusto, pensate che culo. Ok, qua mettiamo i semi. Ok. Semi, e qua inizierà a piantare i semi. Beh, quando ha finito, dire la verità, perché ora sta ancora facendo il tutto. Non so se vada tanto lontano, eh. Vedete che arriva fino alla terra qua, quindi questa qua la tagliamo. Tagliate sempre un layer più della macchina. Non si sa mai. Qua all'esterno è perfetto perché c'è la luce del sole, non abbiamo problemi, mettiamo qualche torcia, va. Magari. Attento qua perché non è come l'arboretum che se andate sopra non si spegne, sì, non si spacca. Queste qui si spaccano perché è come se noi piantassimo. E quindi si spaccherebbero.
andiamo a piazzare qualche torcia, visto che non vogliamo creeper soprattutto qui. Questo qua sarà un macchinario, uno dei due macchinari che vorremmo fare, quindi qua mette un po' d'acqua, però vabbè, oh, non possiamo aver tutto dalla vita. Ok, qua pianterà i semi. Quando i semi, quando pianterà, spianterà grazie al combine. Combine appena cresce, metterà qua dentro. Io ho impostato i semi qua, vero? No. Qui dobbiamo impostare i semi. Perfetto. E i semi andranno qua dentro e andranno di nuovo qua. Da sopra sempre, ricordatevi, i semi. Anche gli alboscelli sempre da sopra. Infatti è odioso sto coso che ci sta così, però vabbè. La terra non dovrebbe quasi mai usarla, dico solo questo. Vedete che ha messo via le cose. Qui funziona il bone meal. Potete bonmizzare tutta la zona. E facile facile, diciamo, perché quando i semi qua saranno pieni, andranno nella ender chest insieme al grano. E il grano andrà nella ender chest, quindi avremo grano a sufficienza. Però questo impianto non voglio che produca grano, ma voglio che produca un'altra cosa, come l'arboretum. Quando ha finito gli arboscelli ed è pieno, lo butta dentro per di là. Però io non voglio gli arboscelli, voglio un'altra cosa, che vedremo fra 2, 3, 4 episodi. Non si sa, perché per ora costa un bel po' farlo. Quindi la nostra farm è pronta, yeah! I nostri pannelli là sono perfetti, bastano due, tanto la batteria è sempre piena, guardate. Basterebbe anche uno. Così risparmiamo. Questi qua li prendiamo, anche questo qua, tanto ha due cose, però consumano talmente poco che possiamo tirar via tutto. Tanto sta batteria è sempre piena. Così risparmiamo pannelli per la prossima volta. Questo qua è infinito, ok. Quindi con questa bellissima farm, che se volete vi faccio vedere anche come funziona. Prendiamo un po' di bone meal. Tanto qua ho aggiunto qualche can, visto che grazie al magmatic ho fatto un po' di can. No, mi sono scomparsi davanti agli occhi. E volevo fare... Ah sì, bone meal, bone meal, bone meal. Ma vaffanculo. Non me ne serve così tanto. Ma no. Là. Quindi... Beh, non serve così tanto. Adesso abbiamo il nostro bone meal e quindi siamo a posto, perché ora basta col bone meal andare qui e fare zan 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 zan. Guardate, taglia, eccolo là che taglia. I semi vanno qua dentro e il grano va nella nostra nello smistamento chest. Quando i semi si riempiranno, perché si riempiranno sicuramente, perché da una piantina non è che ci danno un seme e un grano, ci dà più semi e un grano, dipende dalla situazione, si riempirà e andrà tutto nella cesta. E noi aspetteremo che si riempirà per fare la nostra cosa. E la nostra mucca è uscita, quindi con la nostra chainsaw motosega alla... Verdi 21, no 21... Epic fail veramente questa volta. Venerdì 17, venerdì 13, venerdì 13 fa più effetto. Il nostro coso non vuole più girare, ma semplicemente perché ormai le batterie sono completamente piene. Questo qua sarebbe quando fare una bella industria di batterie e saremo a posto. Buttiamo via batterie e mettiamo in giro per il mondo, siamo a posto. Quindi per questo episodio è tutto, dalla nostra farm è tutto. Avete visto, questo qua è molto più semplice dell'arboretum. E quindi alla prossima.